Secondo me non stiamo parlando di Pippo Calò, un uomo di mafia ad altissimo livello, il film è quello il corale, il traditore attorno al personaggio di Buscetta interpretato da Francesco Favino. Per questo ruolo gli ho ottenuto un Naso d'Argento e altri premi. È davvero Pippo Calò, sì, è un ruolo emblematico che si lega a quello di cui abbiamo parlato fino adesso. Diciamo che per un attore, diciamo che il mondo dei cattivi, il mondo della corruzione, il mondo del male, del maligno, ma in mille sfaccettature, diciamo che è piacevole indagare. Piacevole indagare, cioè nel senso, a me piace molto capire dove sta il mio limite, di Fabrizio. Che poi devo necessariamente comunque rivestire di un corpo che, anche lì, come nel caso che dicevo prima, che è già esistito. È normale che ho fatto un lavoro, visto Pippo Calò, chi era, la faccia che aveva, la sconosciuta. Però una cosa che ricordo che ho fatto quando mi è stato proposto da Marco Bellocchio, io sono stato dei giorni a vedere alcuni video togliendo l'audio. Una cosa che mi ricordo che facevo a quei tempi era di togliere completamente l'audio, c'era questa scena tra loro due, senza sentire la sua voce e senza sentire quello che diceva. Non lo so perché, però vedevo lui come si muoveva, come stava seduto, come andava vestito. Per esempio mi ricordo che c'era quella scena quando lui è in Brasile e chiama perché la moglie dice a Buscetta qua non c'è nessuno, ma l'ha chiamato, lui dice l'ha chiamato a Pippo Calò, sì l'ho chiamato, e lui chiama e c'è questa scena dove lui è seduto, legge un giornale, c'è una sorta di potenza nel marito. Non so se sono chiaro, se a volte. Poi le cose fatte anche un po' di tempo fa, a volte tendo anche a, per una scelta mia, a toglierla e a ricominciare nuovamente il percorso, anche se magari si può avvicinare totalmente da capo. Però diciamo che era volere quella sfida con Pier Francesco, per esempio noi siamo stati parecchi giorni provarcela, anche perché è una scena che noi abbiamo fatto in 3 giorni, dove ne abbiamo fatte veramente tante, dove avevamo le comparse, ed era una situazione veramente teatrale. Noi facevamo 11 minuti di Chuck. In quel caso devi avere una memoria talmente forte, cioè soltanto la memoria, come quando vai a fare Torino, cioè, devi avere la memoria, perché quella memoria lì ti permette allora di giocare, ti permette di respirare sui silenzi, di prenderti la macchina e di non avere nessuna fretta, perché la cosa che sto imparando facendo questo mestiere con la macchina da presa, a differenza del teatro, che bisogna relazionarsi con la macchina da presa non ti tradisce, nel senso che la macchina da presa sta sempre lì, tu non puoi scappare. Quindi deve essere sempre talmente una tensione così forte, così tenuta, che talmente mi viene da fare questo gesto con la mano. Ma per l'attore, che può essere ora Pippo Calò, ma può essere anche un'altra cosa, cioè la macchina da presa è un occhio che tu hai addosso, perché poi viene messo tutto lì, e tutto lì si vede se io stavo pensando un'altra cosa. O forse ci devo pure pensare, però per me tutto è molto viscerale, molto partecipativo. Ora non so se ho risposto alla sua domanda, però per dire è tutto, oltre alla corruzione, c'è questa cosa della verità. Cioè, io devo essere sempre vero, per questo dico che bisogna sapere la memoria. Volevo 4 pagine, 5 pagine di dialogo, perché ti puoi permettere di
giocare con le sfumature, ti puoi permettere di dire una cosa che stai dicendo una bugia. Come ho fatto? Non lo so. L'ho fatto che lei mi dica che sono stato bravo, è una cosa che mi fa molto piacere. Questo non so cosa fare.